No, no, ma... Beh, questo applauso non è per me, è per il fatto che siamo ancora qui, nonostante tutto, ci siamo e ci resteremo. E ci torneremo. Non sapete come mi sento in colpa a togliermi questa, che voi siete obbligati a tenerla, però così è. Allora, voi avete sentito parlare di sogni per giorni e giorni, e anche adesso parleremo di sogni, nel senso proprio letterale del termine, cioè proprio i sogni che si sognano la notte. Salvo che parleremo di come si sognava nel Medioevo e soprattutto di come il sogno veniva usato dagli scrittori e dai poeti del Medioevo. Quindi parleremo essenzialmente di letteratura, però, come dire, lasciatemi fare un po' di premessa perché credo che sia necessaria. Cosa voleva dire sognare nel Medioevo? Cosa voleva dire per loro sognare? E come sognavano? Io direi questo, che da un lato sognavano esattamente come noi, perché i meccanismi del sogno, la logica demenziale del sogno, vengono da dentro di noi, uscivano fuori da loro, dal loro inconscio, anche se loro non sapevano di avere un inconscio, esattamente come vengono fuori dal nostro. Però poi i sogni sono popolati delle cose che abitano la nostra vita quotidiana. E in questo senso alle persone del Medioevo capitava di sognare cose diverse da quelle che sogniamo noi. Vi faccio un primo esempio di un sogno fatto nel Medioevo. Qui non siamo in letteratura, si tratta di un sogno autentico, tramandato da un cronista. È un sogno del re di Francia, Carlo VI, re di Francia, alla fine del 300. Carlo VI, re di Francia, sogna che gli hanno regalato un falcone da caccia. Un falcone meraviglioso, mai visto uno così. Tenete conto che il falcone è un oggetto preziosissimo ed è davvero un regalo da re, perché il falcone è difficilissimo procurarselo, allevarlo, mantenerlo, quindi è veramente un regalo da re. Il re sogna che gli ha regalato questo falcone, immediatamente esce a caccia per provarlo e il falcone vola via e gli scappa. E il re dietro per non perderlo e non riesce mai a raggiungerlo. Il falcone vola sopra un bosco, il re si trova in questo bosco, non riesce ad andare avanti a cavallo, il cavallo arranca, è costretto a scendere da cavallo. Qui riconoscete tutti un meccanismo tipico anche dei nostri sogni, no? Devi fare qualcosa e non riesci a farlo. Io sogno regolarmente che devo prendere il treno, che è già tardi, e non faccio già più in tempo andare alla stazione, non ho ancora fatto i bagagli e devo riempire queste valigie e non si riesce mai a riempirle, a chiuderle. Allo stesso modo il re sogna che non si riesce mai ad andare avanti dietro questo falcone e poi sbuca in una radura e il falcone è là, ma è lontano, e spunta un cervo e questo cervo ha le ali e il re inforca il cervo, sale a cavallo sul cervo e il cervo decolla e a cavallo del cervo volante il re raggiunge il suo falcone e lì si sveglia ed è così eccitato, così emozionato da questo sogno che comincia a raccontarlo a tutti e per un bel po' non riesce a smettere di pensare a questo sogno e lo racconta a tutti quelli che ci sono lì intorno a lui. Tra gli altri lo racconta al cronista Jean Froissart, che è l'autore di una grande cronaca della vita di corte in Francia, in Inghilterra, al tempo della guerra dei cent'anni, e Froissart lo ha raccontato a noi. Quindi da un lato certi meccanismi del sogno sono ben riconoscibili, no? Devi raggiungere, devi arrivarci, e non ci riesci mai. Però di solito noi non sogniamo falconi e neanche cervi, alati o meno, e invece queste cose fanno parte della vita quotidiana di un re o di un nobile del Medioevo, e quindi sogna quello. I meccanismi, come vi dicevo, sono molto simili ai nostri.
E ogni tanto si ritrovano quando un autore del Medioevo racconta un sogno, specialmente quando non è un sogno costruito con uno scopo letterario, ma quando è proprio qualcuno che racconta un sogno che ha fatto lui davvero, in modo, diciamo così, ingenuo. C'è un sogno raccontato dal signor di Joinville, che è un nobile francese del 200, è un gran signore, molto legato al re Luigi IX il Santo, ha un rapporto molto stretto, è un suo dipendente, ma ha un rapporto di amicizia con il re. E Joinville racconta un sogno in cui è molto facile individuare, come dire, una tipologia di sogno che facciamo anche noi. Oh, preciso, Joinville ha un rapporto estremamente disteso con il re, lo sogna poi dopo che il re è morto, molti anni dopo, ma finché il re era vivo, Joinville, che era più giovane di lui, aveva però con lui un rapporto estremamente disteso, come poteva succedere nel Medioevo quando non c'erano molte costrizioni di etichetta, di comportamento, e i rapporti umani erano più diretti e più immediati di quelli che saranno in altre epoche. Provo a darvi un esempio di quello che voglio dire. Joinville è continuamente al fianco del re, che è un santo, che il re è un santo, lo sanno tutti. Non è sempre facile stare insieme a un santo, perché può capitare che il santo, alla vigilia del Venerdì Santo, si prepara a lavare i piedi a 12 poveri. E quel Venerdì Santo al re Luigi viene in mente di dire a Joinville: «Sire di Joinville, fareste bene anche voi a lavare i piedi ai poveri, è una cosa che fa molto bene all'anima». E Joinville risponde: «Sire, in fede mia, io i piedi a quei fetenti non li laverò mai». Un'altra volta al re santo, a cui piace scherzare, viene in mente di porre un'alternativa a Joinville. Porre un'alternativa è un gioco di società. Ti presento un problema: quale di queste due cose preferiresti? E al re Luigi viene in mente di dire a Joinville: «Sire di Joinville, vi voglio porre un'alternativa. Preferireste essere lebbroso o aver commesso un peccato mortale?» E Joinville risponde: «Sire, ma io preferirei aver commesso 100 peccati mortali piuttosto che essere lebbroso». E si prende la sgridata della sua vita, naturalmente. Allora, con questo re, con cui aveva un rapporto così intimo, questo re poi muore, passano tanti anni. Quando Joinville è vecchio, gli chiedono di scrivere quello che si ricorda del santo re, perché è uno degli ultimi che sono rimasti vivi che lo conoscevano bene. E Joinville, siamo ormai all'inizio del 300, scrive la vita del santo re Luigi, e verso la fine racconta che una volta lui l'ha sognato, il re. L'ha sognato, dice: mi sembrava di vederlo nella mia cappella a Joinville, nel castello di Joinville, e mi sembrava che lui fosse allegrissimo, contentissimo, e anch'io ero molto contento perché lo vedevo nel mio castello. E gli dicevo, notate che lui, come spesso succede quando i cronisti medievali riportano un sogno, usa l'imperfetto. Esattamente come facciamo noi. C'era uno e diceva, io facevo. Nessuno sa bene perché usiamo l'imperfetto per raccontare i sogni, ma funziona così e lo facevano anche loro. E gli dicevo: «Sire, quando partirete di qui, vi ospiterò in una mia casa che si trova in un mio villaggio che si chiama Chevillon». E lui mi rispondeva ridendo e mi diceva: «Sire di Joinville, in fede mia, non ho mica voglia di andare via così presto da qui». E lì, dice Joinville, mi sono svegliato. Perché vi dico che è un sogno molto simile ai sogni che facciamo certe volte noi? Almeno a me capita, ma credo a tutti. Un sogno di cui ti ricordi pochissimo, ti ricordi che c'era una persona, che spesso è uno che è già morto, o che comunque non dovrebbe essere lì, e tutto quello che ti ricordi sono due battute, una frase. Magari una frase completamente idiota, che non c'entra niente. Perché mai a Joinville nel sogno viene da dire: «Quando andrete via da qui vi ospiterò in una mia casa»? Non significa nulla. Oppure significa qualcosa, come quando il re dice: «Ma io non voglio andarmene da qui».
Joinville ovviamente cosa pensa? Pensa, il re è venuto a trovarmi. Il re che è morto da tanto tempo è venuto a trovarmi e vuol dire che ha piacere di abitare con me. Il risultato è che Joinville, a sue spese, fa costruire un altare nella cappella del suo castello dedicato a San Luigi. Perché il re è venuto in sogno a dirgli che voleva stare da lui. Però rimane il fatto che il meccanismo del sogno è esattamente quel tipo di meccanismo di un brevissimo scambio di frasi che ritroviamo molto spesso quando qualcuno oggi racconta un suo sogno. Combinazione, pochi giorni fa, mentre preparavo questa lezione, è uscita sui giornali un'intervista di Oliver Stone, il regista americano. Oliver Stone raccontava che lui aveva un pessimo rapporto con suo padre, finché suo padre era vivo, e poi dice: una notte ho sognato mio padre. Si è seduto sul mio letto e mi ha detto con il suo ghigno luciferino: sei l'ultima persona che pensavo potesse sfondare, stronzetto schizzato. Allora, al di là del contesto, di nuovo, compare uno che è morto, cosa ci fa lì? Però è lì, in casa mia, in camera mia, e io mi sveglio ricordandomi una frase. Quindi il meccanismo, come si vede, è lo stesso. Però l'uso che poi noi facciamo di questi sogni, il senso che noi diamo a questi sogni, è diverso rispetto a quello che faceva la gente del Medioevo. Oliver Stone, dopo questo sogno, cosa fa? Si mette a ragionare sul proprio rapporto freudiano con il padre, che ha sempre avuto un cattivo rapporto col padre e così via. Invece Joinville pensa che il re gli abbia mandato un messaggio dall'altro mondo. E proprio questo è il punto. Noi che abbiamo letto il dottor Freud pensiamo che i sogni, stavo per dire sappiamo, sì, in linea di massima lo sappiamo, però è sempre meglio essere modesti. Noi pensiamo che i sogni vengano da dentro di noi. I sogni nascono dentro di noi e ci svelano qualcosa di chi siamo. Qualcosa che non sapevamo a livello conscio. O di qualcosa che ci è successo nelle prime fasi della nostra vita. Nel Medioevo, ma come nell'antichità. Loro non avevano mai letto il dottor Freud. In compenso, nel Medioevo avevano letto un sacco di libri scritti nell'antichità che spiegavano come interpretare i sogni. E per loro i sogni erano qualcosa che non nasce dentro di noi, ma che viene da fuori. Il problema poi è capire da dove viene. Già gli antichi si ponevano il problema: il sogno è una cosa ambigua. Me l'hanno mandato gli dèi che mi proteggono, o qualche potenza malefica che mi vuole ingannare? È un presagio del futuro o invece è una trappola? Ecco, il Medioevo cristiano ha ereditato questa cultura e naturalmente la interpreta alla luce dei suoi valori. Il sogno me lo manda Dio, è un avvertimento, è qualcosa su cui devo meditare e forse anche è qualcosa che mi permetterà di sapere cosa mi aspetta. O invece è il diavolo che me l'ha mandato e quindi è un inganno, un'illusione, è tutto sbagliato e non si sa. Oh, naturalmente, piccola premessa che era meglio se facevo prima. Io dico gli uomini del Medioevo, e uso uomini per dire uomini e donne, come si usa nella nostra lingua, insomma, ecco, gli esseri umani vissuti allora. Però ben inteso, le persone del Medioevo erano diverse l'uno dall'altro esattamente come noi. C'era di tutto. Le persone erano diversissime l'una dall'altra, era pieno di gente in gamba e di imbecilli, era pieno di gente per bene e di furfanti, c'era gente che pensava di tutto, credeva a tutto, le cose più diverse. E anche sui sogni c'era gente che ci credeva e gente che non ci credeva affatto. Però a livello intellettuale, quando ci si sforzava di dare un senso, di trovare un senso ai sogni, l'idea era: e probabilmente li manda Dio e per avvertirci di qualcosa, oppure sono i morti che ci appaiono perché vogliono parlare con noi, proprio come il buon re Luigi voleva parlare col sire di Joinville per dirgli che lui nella sua cappella si trovava tanto bene. Ora c'è un problema però a questo punto, e il problema è questo:
che se tu appartieni a una cultura, come appartenevano questi intellettuali del Medioevo, a una cultura per cui i sogni, in linea di massima, hanno un significato, trasmettono un messaggio, allora il rischio è che quando poi li racconti e li trascrivi e ci ragioni su, li razionalizzi un po' troppo. Io penso che sia nell'esperienza di tutti noi che questo è un rischio che corriamo anche noi. Il fatto stesso di raccontare un sogno che hai fatto, ecco, finisci senza accorgertene per mettere a posto le cose, per far tornare i conti. Nel sogno vero c'è una mancanza di logica straordinaria che però non si riesce neanche a riferire. Il fatto stesso di metterlo su carta lo tradisce in qualche misura. Quando gli autori del Medioevo, ma al pari degli antichi, quando gli autori del Medioevo raccontano un sogno, il guaio è che loro pensano che quel sogno ha un significato e hanno già capito cosa significa e quindi lo aggiustano. I sogni che si trovano nei libri medievali rischiano sempre di essere un po' troppo coerenti per il nostro gusto. C'è un po' troppa logica. Anche quando sembra che l'autore parli di un sogno vero, non di un sogno inventato per dimostrare qualcosa, ecco, un sogno vero, però tornano troppo bene i conti. Vi faccio un altro esempio. Siamo nell'undicesimo secolo. In Francia, un cronista che si chiama Rodolfo il Glabro, un monaco cluniacense, scrive una grande cronaca in cui racconta mille episodi, episodi importanti ed episodi minimi. A un certo punto Rodolfo il Glabro racconta: è successo questo, c'era un contadino che si chiamava Leutardo. E questo contadino un giorno, mentre lavorava nei campi, gli ha preso l'abbiocco, ha fatto un sonnellino nel campo. E mentre dormiva ha sognato che uno sciame di api gli entrava nel corpo, entrava da sotto, dall'orifizio posteriore. Gli entrava nel corpo e ronzava dentro di lui e queste api gli parlavano e lui non riusciva a capire cosa gli dicevano e poi alla fine sono uscite tutte dalla bocca. E Leutardo si è svegliato e quando si è svegliato non era più lui. È andato a casa e ha divorziato dalla moglie, perché d'ora in poi voleva vivere in castità. Ed è andato in chiesa e ha tirato giù il crocifisso della parrocchia e l'ha calpestato, l'ha spezzato, perché i preti raccontano solo bugie. E lui sapeva la verità e lui si è messo a predicare. E predicava alla gente e la brava gente gli andava dietro. E Leutardo predicava tante cose. Per esempio che non bisogna pagare le decime al clero. Finché il vescovo, informato di quello che succedeva, ha convocato Leutardo, l'ha interrogato, si è convinto che non era un profeta ma era un povero pazzo, ha spiegato al popolo che quello lì era un pazzo e che non bisognava starlo a sentire. La gente si è fatta convincere dal vescovo, tutti i seguaci di Leutardo l'hanno abbandonato. Leutardo, fuori di sé dalla rabbia, si è buttato in un pozzo, si è suicidato. Tenete conto che il suicidio dal punto di vista di un monaco dell'undicesimo secolo è il peggiore dei peccati, perché è il peccato della disperazione. E quando non credi più che potresti salvarti, che Dio potrebbe salvarti, no? Ecco. Allora qual è il punto? Che è bellissimo il sogno dello sciame di api che ti entra nel corpo dall'orifizio sbagliato e poi esce dalla bocca. Che bello se fosse un sogno vero. Però è anche talmente, come dire, telefonato, perché torna tutto. Gli è uscito dalla bocca e lui poi si è messo a predicare e gli uscivano dalla bocca parole di miele. Ecco, e tutta la gente lo stava a sentire, ma quelle parole erano di origine diabolica, come dimostra appunto l'orifizio da cui erano entrate. E quindi come fa uno a dire magari c'è qualcosa di vero? Ecco, torna troppo per lo scopo, diciamo, che deve avere, per lo scopo educativo che deve avere questo episodio. Se dalle cronache passiamo alla letteratura di invenzione, che è poi il tema principale di cui vorrei trattare, ecco, vediamo che per gli autori medievali, come anche per quelli di altre epoche, sia chiaro, per gli autori medievali il sogno è una grande risorsa. Il sogno è qualcosa che si può usare in molti modi nella propria opera letteraria. E lo si può usare innanzitutto per trasmettere
visto che i sogni hanno un significato, ecco, secondo loro, allora lo si può usare per trasmettere un messaggio, per parafrasare un'idea, un'allegoria. Li sapete, perché a scuola ce l'hanno spiegato in tutti i modi e hanno cercato di farcelo piacere in tutti i modi, che nella mentalità dei letterati medievali l'allegoria è qualcosa di fantastico, a loro piace molto, in genere non è nel nostro gusto. Ma il sogno è un modo per rafforzare ulteriormente l'allegoria, cioè trasmettere un messaggio attraverso una storia apparentemente diversa. È più facile se faccio un esempio. Tanti anni fa io qui a Sarzana ho fatto una conferenza su una scrittrice medievale che si chiama Christine de Pizan. È una scrittrice francese vissuta a cavallo fra 300 e 400, che è straordinaria come figura, non tanto per la sua bravura, quanto perché non la prima donna scrittrice, ce n'erano già state altre di donne che scrivevano. Ma Christine è la prima donna che scrive per denaro e che si mantiene scrivendo dei libri. E si mantiene scrivendo dei libri perché Christine è una ragazza della buona società, figlia di un medico di corte, siamo in Francia, alla corte del re di Francia, anche se lei è di origini italiane in realtà, ha sposato un segretario del re, quindi siamo in un ambiente sociale molto vicino alla corte, poi però il marito è morto. E quando il marito è morto, Christine si è trovata da sola a dover, come dire, rimboccarsi le maniche e cercare di capire qualcosa degli affari di famiglia, dei fondi che suo marito aveva investito. Lei non sapeva niente, doveva degli stipendi arretrati da riscuotere, ha dovuto prendere in mano lei la famiglia. E lì si è accorta che siccome lei da tempo scriveva poesie d'amore, ma scriveva anche trattati morali, e si è accorta che queste cose piacevano e che il re, i principi, erano disposti a pagare, a farle dei bei regali in cambio della dedica di queste sue opere. E Christine de Pizan è diventata una scrittrice professionale, sfornava un libro dopo l'altro ottenendo dalla corte bei regali in sonanti monete d'oro per tutti questi libri. Ora Christine, stiamo parlando dei sogni, giusto? Christine a un certo punto in una sua opera prova a raccontare cosa ha voluto dire per lei perdere suo marito ed essere costretta, lei una donna, a prendere in mano la famiglia. Lo racconta con un'allegoria. Secondo il loro gusto, a loro piace questo. Lei racconta che si trovava imbarcata su una nave e che questa nave è finita in preda ai flutti e che la tempesta ha trascinato in mare il capitano della nave. Con questo lei vuole raccontare appunto la morte di suo marito. La tempesta ha trascinato in mare il capitano, la nave andava alla deriva senza il suo bravo nocchiero. E io ero disperata, dice Christine, piangevo, volevo buttarmi in mare anch'io, mi hanno trattenuta. Poi a forza di piangere mi sono addormentata e ho sognato. Ho sognato che mi appariva davanti la fortuna. Ora tenete conto che la fortuna per loro nel Medioevo non era la stessa cosa che è per noi. Perché noi al concetto di fortuna diamo un significato unicamente positivo. La fortuna è quella che distribuisce i gettoni d'oro. Per loro invece la fortuna non è necessariamente positiva. La fortuna è quella forza misteriosa per cui a volte la tua vita cambia. La fortuna è il fatto che nella tua vita all'improvviso può succedere qualcosa che la rovescia, la ribalta completamente, nel bene ma anche nel male. Questo è la fortuna. Quindi una potenza straordinaria, temibile anche. Mi è apparsa nel sogno la fortuna. Una donna, naturalmente. A loro piace appunto questa idea dell'allegoria, trasformare un concetto in un personaggio, e i loro personaggi sono spessissimo delle donne. La fortuna, ma anche la ragione, la natura, la giustizia. Noi nel nostro mondo lo facciamo molto poco, lo facciamo un pochino con la libertà questa cosa. Per cui a New York c'è la Statua della Libertà, che è appunto una donna solenne e autorevole. Nel Medioevo si immaginano le cose in questo modo. Dunque mi è apparsa la fortuna nel mio sogno, dice Cristina.
e ha cominciato a toccarmi e maneggiava tutte le mie membra. E poi mi sono svegliata. E al risveglio mi sono accorta che avevo perduto l'anello nuziale. E poi mi sono accorta che ero cambiata. Mi sono sentita trasformata. Dice Cristina, avevo le membra più forti e mi sentivo molto più leggera del solito. E la mia faccia era cambiata, indurita, e la mia voce era molto più grossa, e il corpo era più forte, era più agile. Io mi sono spaventata e poi mi sono resa conto che ero diventata un uomo. Notate questa cosa, Cristina prova a immaginare cosa vorrebbe dire diventare un uomo. Beh, il messaggio allegorico è chiaro, no? La fortuna, cioè la tragedia che ha colpito la sua vita, la morte di suo marito, l'ha costretta a prendere il posto di suo marito. E lei vive questo come dire, ho dovuto diventare un uomo. Ma nel momento in cui prova a raccontarlo in concreto, a me ha colpito moltissimo questa cosa. Una donna del 300 che si immagina come sarebbe essere un uomo. E certe cose sono ovvie, la voce più grossa, i lineamenti più duri. Ma lei dice anche, mi sono sentita più leggera. Questa donna che è ancora giovane, ma è vedova e ha già diversi figli, ha partorito già diversi figli, vede gli uomini, sente la pesantezza del suo corpo femminile, ha la sensazione che gli uomini sono più leggeri e più agili. Dice anche questo. Dopodiché lei dice, io sono diventato un uomo e mi sono messa io a guidare la nave che andava allo sbando. Io fui un vero uomo capace di guidare navi. La fortuna mi ha insegnato questo mestiere. E poi dice, sono ancora oggi un uomo, dopo tanti anni, ma mi piacerebbe molto di più essere una donna, come ero quando mi sono sposata. Ma visto che la fortuna mi ha reso un altro, resterò un uomo e mi terrò attaccata alla fortuna. Ora, questo evidentemente, come dire, per carità, tutto è possibile che abbia davvero fatto un sogno simile, ma anche se non l'avesse fatto, se lo poteva inventare. È una scrittrice molto abile e sa perfettamente come un sogno del genere possa servire per esprimere in metafora, in allegoria, quello che le è successo. Dunque il sogno per uno scrittore del Medioevo è una grande risorsa. È una risorsa che serve per trasmettere dei messaggi o che può servire per inquadrare un'intera opera, per fornire un pretesto, una cornice a un'intera opera. Vi farò due esempi di un'opera che forse non tutti conoscono e di una che invece conoscete tutti. Quella che forse non tutti conoscono si chiama Il Roman de la Rose ed è probabilmente il più grande bestseller del Medioevo. È un romanzo scritto nel 200 in Francia, un romanzo in versi, come si usava e come piaceva allora, è un romanzo fiume, più di 20.000 versi, per capirci, più della Divina Commedia. Questo romanzo interminabile, cominciato da un autore, Guillaume de Lory, concluso dopo la morte del primo da un altro autore, Jean de Meung, che tutti leggevano nel Medioevo. Ci sono rimasti 300 manoscritti di questo romanzo. Sono rimaste traduzioni in tutte le lingue medievali. C'è una traduzione anche in italiano antico, fatta nel 200, già subito. È una traduzione in forma di una collana di sonetti, che si intitola Il Fiore, e molti anni fa uno dei nostri grandi filologi, Gianfranco Contini, ha proposto che forse Il Fiore, la traduzione del Roman de la Rose, potrebbe essere un'opera giovanile di Dante. Cosa racconta il Roman de la Rose? Cos'è questa rosa? La rosa è il sesso della donna amata dal protagonista. E il Roman de la Rose racconta come il protagonista ha una gran voglia di cogliere questa rosa e attraverso innumerevoli avventure e digressioni di tutti i tipi, digressioni nel corso delle quali si parla di filosofia, di morale, di religione, di politica, del potere del re, della società umana, di ogni sorta di problemi, alla fine, se Dio vuole, il protagonista coglie la rosa.
e gli ultimi 300 o 400 versi descrivono graficamente che cosa vuol dire, quando finalmente ci sei arrivato, cogliere la rosa. Ma tutto questo l'autore, il primo, quello che ha inventato l'idea del romanzo, Guillaume Delory, tutto questo lui lo cala nella cornice di un sogno. Dice, tutto questo è una cosa che io ho sognato quando ero giovane. E poi aggiunge, e questo dimostra che i sogni si avverano, perché poi mi è successo davvero, sia chiaro. Però il modo in cui ve lo racconto adesso, come ho colto la rosa, ecco, quello è il modo in cui l'avevo sognato. I primi versi di questo romanzo fiume attaccano proprio frontalmente il problema del sogno. Se i sogni sono veri o no, se ci preannunciano davvero il futuro. Comincia così il romanzo La Rosa. Molta gente dice che nei sogni ci sono solo favole e menzogne. E poi lui prosegue dicendo, io invece credo che i sogni annunciano davvero il bene e il male che sta per succedere. E quelli che dicono che è da scemi credere che i sogni poi si avverano, vabbè, mi prendono pure per matto, perché a me invece è capitato. Notate bene cosa vi dicevo prima, cosa pensa la gente del Medioevo dei sogni? Dipende! C'è chi è pronto a giurare che i sogni preannunciano il futuro e chi dice, ma che cretino, figurati, nemmeno pensarci, tutte frottole. E lui racconta il sogno che ha fatto. Avevo 20 anni, l'età in cui ci si innamora, ma lui dice, quando l'amore fa pagare il pedaggio ai giovani, e ho fatto un sogno bellissimo, e poi si è avverato tutto. Sognavo che era una bella mattina di primavera, che mi alzavo dal letto, andavo in campagna, e mi veniva voglia di andare a raccogliere una rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Se qualcuno di voi sta pensando al nome della rosa di Umberto Eco, fa bene, perché nel nome della rosa, ben inteso, la rosa è trattata in tutt'altro modo, c'è il problema del nome della rosa o dell'esistenza, diciamo, solo delle rose concrete, oppure se esiste da qualche parte la rosa come concetto astratto. Era un problema che appassionava gli intellettuali del Medioevo, e che nel romanzo di Eco appassiona Guglielmo da Baskerville, il suo protagonista detective, nonché filosofo e frate domenicano, ecco. Quindi diciamo non si parla del romanzo della rosa nel romanzo di Eco, non si parla da nessuna parte che la rosa, nel romanzo più famoso di tutta la letteratura medievale, vuol dire il sesso della donna amata dal protagonista. Uno può leggere il romanzo di Eco senza venirla a sapere questa cosa, ma Eco lo sapeva invece, perché lui la letteratura medievale la conosceva a menadito. E dunque il romanzo La Rose è tutto inserito dentro la cornice di un sogno. Ma la stessa cosa, e qui veniamo al secondo esempio che invece conoscete tutti, la stessa cosa vale per la commedia di Dante. Il viaggio di Dante all'inferno è chiaramente presentato come un sogno, anche se la cosa è fatta con astuzia e può non risultare immediatamente evidente a una lettura superficiale, ma in realtà oggi i critici sono abbastanza convinti che Dante ha voluto dire «io questa cosa l'ho sognata». Ha mandato dei segnali molto precisi, adesso ve li dico. Nei primissimi versi dell'Inferno, Dante dice che lui, quando si è perso nella selva oscura, stava morendo di sonno. Tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Alla fine del penultimo canto del Paradiso, Beatrice gli dice, Dante, facciamo presto perché stai per svegliarti. Non lo dice così letteralmente, ma perché il tempo fugge che ti assonna, qui farem punto. Ci fermiamo qui, perché il tempo del tuo sonno sta andando via. E scusate se entro nel dettaglio, ma notate la finezza, perché Dante sarebbe contento che noi lo notassimo. Dante è di un'attenzione strabiliante nelle simmetrie del suo poema. Vi rileggo questi pezzetti.
tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Inizio, fine della commedia, ma perché il tempo fugge che ti assonna, qui farem punto. Da un punto all'altro punto, Dante ha inserito i due indizi del fatto che l'intero suo viaggio è un sogno. E allora viene in mente naturalmente che forse Dante ha tradotto il Roman de la Rose. Se aveva ragione Gianfranco Contini, il fiore, la traduzione italiana del Roman de la Rose, l'ha fatta Dante. Ma in realtà Dante aveva in mente anche altri riferimenti della letteratura medievale. Conosceva una quantità di testi, anche testi che alla sua epoca erano quasi dimenticati. Quasi sicuramente Dante conosceva la Chanson de Roland, la prima delle canzoni di gesta. La Chanson de Roland è la canzone in cui si canta la morte del paladino Orlando a Roncisvalle, no? Per capirci. E nella Chanson de Roland, no, meglio, ci arriviamo dall'altro senso. Ricordate tutti, perché tocca studiarlo a scuola, che nel primo canto dell'Inferno c'è una complicata serie di immagini in cui Dante incontra tre animali: la lonza, poi il leone, poi la lupa. Con tutta la buona volontà, i critici non sono mai riusciti a spiegare esattamente cosa vogliono dire questi tre animali. E forse fra noi possiamo anche dirci una grande verità, cioè che Dante, all'inizio del suo poema, che stava ancora prendendo confidenza con questa forma, con la terzina e così via, non è che nell'immaginare questi tre animali crea chissà quale grande opera poetica, ecco. Non è chissà quale capolavoro questa idea della lonza e del leone e della lupa che gli vengono incontro. Poi nel resto della commedia non se ne parla più per nulla. Ma c'è qualcosa di molto simile nella Chanson de Roland. Perché nella Chanson de Roland, Carlo Magno, in sonno, viene avvertito della tragedia che sta per accadere a Roncisvalle, perché gli appaiono in sogno tre belve, tre animali che uno dopo l'altro gli si parano davanti. E sono prima un orso, e poi un leopardo, e poi un veltro. Altro termine dantesco, fra l'altro. Ecco. La grande maggioranza dei critici oggi sarebbe disposta a dire sì, Dante quando ha questa idea di tre animali che lo incontrano all'inizio del suo sogno si sta ricordando dei tre animali che hanno incontrato Carlo Magno nel sogno della Chanson de Roland. Dopodiché gli studiosi di Dante si dividono fra due alternative, e cioè, va bene, Dante presenta la commedia come un sogno. Lo fa, prima alternativa, perché è una costruzione letteraria che ha deciso di fare. Lui si è seduto a tavolino, si è detto, allora, come comincio? Come l'ha imposto questa cosa? Beh, facciamo come nel Roman de la Rose, facciamo che è un sogno. Oppure, altra alternativa, Dante sognava davvero. A Dante è successo davvero di sognare che andava all'altro mondo. Ovviamente non tutto, non tutti i dettagli che poi racconta nella commedia, ma davvero faceva dei sogni del genere, e davvero questa ispirazione che gli veniva nei sogni ha contribuito a fargli decidere di scrivere la commedia. Su questo ci sono autori che pensano cose diametralmente opposte. Molti dicono qualcosa di vero ci deve essere. Dante sognava davvero, probabilmente. Ci sono autori che si sono sforzati a questo punto di dire, ma non ci sono delle malattie che possono provocare delle visioni di quel genere in sogno? E le hanno trovate, naturalmente. Ci sono studiosi i quali hanno proposto che Dante forse soffrisse di epilessia. Epilessia che ti fa avere appunto delle crisi, degli svenimenti, e che nell'antichità era conosciuta come la malattia sacra, hieranosos, morbus sacer. Perché si pensava che le crisi epilettiche le mandassero gli dèi, proprio come i sogni. Qualcun altro dice, no, Dante soffriva di narcolessia, che è ancora un'altra malattia che provoca sonnolenza diurna, invincibile. Eccolo lì che racconta, entravo nel bosco, ma c'avevo un tale sonno, non stavo più in piedi, e allucinazioni. Ora, tutte queste cose ve le racconto perché è interessante seguire questo dibattito. Però una cosa deve essere chiara.
anche se a Dante avessero detto: guarda caro, noi siamo in grado di spiegare perfettamente, tu soffri di questa malattia che ha questi sintomi, a Dante non sarebbe interessato molto, lui avrebbe comunque pensato che i suoi sogni, le sue visioni gli venivano dall'alto. Oggi diversi studiosi, non tutti, sia chiaro, i dantisti litigano meravigliosamente su tutto e non c'è una cosa su cui siamo tutti d'accordo, ma molti studiosi dicono Dante in realtà nella sua opera dà tanti indizi del fatto che lui a un certo punto si è convinto di essere un profeta, si è convinto del fatto che davvero dentro di lui c'era una forza sovrumana che gli parlava nei suoi sogni. E quindi qualcuno dice: no, Dante in sogno è andato davvero nell'aldilà e si è convinto che era un profeta e che era incaricato di raccontare queste cose. Ma nella letteratura medievale ci sono anche usi molto più moderni del sogno. Un uso del sogno come immagine nella nostra cultura moderna è, come dire, per alludere al fatto che la vita è qualcosa di inafferrabile, di deludente, di fluttuante alla fine, che non c'è niente di vero, niente di solido. Questo tema nella letteratura europea l'ha introdotto alla grande Calderon nel 600, col suo dramma La vita è sueño, che toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son, che tutta la vita è sogno e i sogni sono solo sogni. Ecco il tema della vanità della vita. C'è un precedente medievale. C'è un precedente medievale che è un poeta tedesco, vissuto fra XII e XIII secolo, molto più vecchio di Dante. È un poeta tedesco, un Minnesänger, come si dice, un cantore d'amore. È un poeta tedesco che si chiama Walter von der Vogelweide, il quale scrive una canzone per sostanzialmente per dire: quando si diventa vecchi ti sembra che la tua vita sia stata nulla, che sia svanita, che il mondo non sia più quello di prima, non riconosci più niente e ti chiedi: ma l'ho vissuto davvero o solo sognato? Ove war sind verschwunden alle meine Jahre, ahimè, come si sono dispersi tutti i miei anni. Ist mir mein Leben getraumet. L'ho sognata, me la son sognata la mia vita. Oder ist es wahr, oppure è vera. E poi va avanti così, Walter. Tutto quello che ho sempre creduto che ci fosse, c'era davvero. Oppure ho dormito e non lo sapevo. Ora mi sono svegliato e non riconosco cose che prima mi erano familiari come la mia mano. Persone, paesi che conosco da quando ero bambino sono diventati estranei, proprio come se fosse tutta una bugia. Quelli che erano i miei compagni di giochi sono vecchi e distanti. I campi sono abbandonati, i boschi tagliati. Penso a tanti giorni felici che mi sono spariti davanti come un colpo dato nel mare. Per un attimo lo vedi, poi non lo vedi più, non c'è più. Ecco, detto tutto questo, per dare appena un'idea dei vari modi in cui il sogno può essere utilizzato nella letteratura medievale, io in questa parte conclusiva vorrei però concentrarmi su una specifica caratteristica del sogno, tanto del sogno nella realtà di tutti noi, quanto del sogno nella letteratura medievale, e cioè la sua connessione con la vita amorosa e sessuale. E voi direte che già nel Roman della Rosa ce n'era sufficienza, ma io qui voglio parlare di qualcosa di più concreto, cioè dei veri e propri sogni che traducono delle emozioni di tipo emotivo, amoroso e sessuale. Nella letteratura medievale ci sono molti esempi di questo tema, declinati su livelli diversi, diciamo dal sublime all'intermedio, al proprio terra-terra al massimo. E io vi vorrei presentare appunto in questa parte conclusiva tre esempi. L'esempio più alto ce lo offre di nuovo Dante nella Vita Nuova. Ricordate, la Vita Nuova è il romanzo, ormai i critici non hanno problemi a chiamarlo romanzo, in prosa, in cui Dante racconta il suo amore per Beatrice.
cioè per la bambina di cui si è innamorato quando lui aveva 9 anni e lei ne aveva 8, e che poi gli è sempre rimasta ficcata nel cuore, nella testa. Dante racconta nella Vita Nuova come durante l'adolescenza lui continuava a essere follemente innamorato di Beatrice, che aveva visto una volta in vita sua, e faceva di tutto per riuscire a vederla ancora, ma non era mica tanto facile. Perché finché erano bambini, i bambini erano molto liberi, andavano in giro, seguivano i genitori alle feste, si mescolavano con gli adulti, ma quando una ragazza era in età da marito, e cioè alla pubertà, e a quel punto a Firenze si usava che non usciva mica più tanto di casa. I genitori la tenevano in casa. Dante per anni cerca di vedere Beatrice e non ci riesce mai. Poi finalmente la incontra. Sono passati 9 anni, lui ha 18 anni, lei quasi. Ma il bello è che la loro posizione nella società ormai è completamente diversa, perché lui ha 18 anni e è ancora un adolescente innamorato senza arte né parte. Lei invece, che non ha ancora compiuto 18 anni, è una donna sposata. Sposata da un po' a un gran signore. E lui la incontra per la strada, che andava in giro con 2 altre signore. E io, dice Dante, l'ho vista venire. Bellissimo, perché Dante dice: mi è venuta una gran paura, cercavo di non farmi notare. E qui veramente riconosciamo comunque la psicologia dell'adolescente che in quella certa situazione si fa prendere dal panico. Dante lo dice: a me mi ha preso il panico, non volevo farmi vedere, ma lei mi ha visto e mi ha salutato per nome. Era la prima volta che sentiva la sua voce, erano anni che pensava a questa ragazza. È la prima volta che lei lo saluta. A questo punto Dante racconta nella Vita Nuova: sono corso a casa, mi sono chiuso in camera. Ho cominciato a ripensare a questo incontro. Mi sembrava di toccare il cielo con un dito. E poi alla fine mi sono addormentato. Ed ecco che cosa sogna Dante secondo questo romanzo, anche se autobiografico, ma sempre un romanzo, che è la Vita Nuova. Dice Dante: mi sembrava di essere lì dalla mia camera e di vedere una nebbia rossa che si spessiva sempre di più, e in mezzo a questa nebbia compariva una figura, la figura di un signore, di un gran signore, che sembrava molto allegro e tuttavia faceva paura, talmente era tremendo. Vi stupirà, ma era l'amore. L'amore descritto esattamente sulla base dei ragionamenti che si facevano allora, tra l'altro nell'ambiente dei giovani letterati a cui apparteneva Dante, i quali erano molto interessati all'amore, erano molto interessati a capire cos'è, come funziona, ma ne avevano anche una gran paura, perché percepivano che l'amore è una potenza irrazionale, che ti fa fare delle cose contrarie alla ragione. E per un intellettuale del Medioevo la ragione era la cosa più importante che c'è. E seguire degli impulsi contrari alla ragione era la cosa più disumana che si potesse fare. Per cui questi giovani letterati erano lì che si interrogavano: ma l'amore bisogna seguirlo o bisogna tenerlo a distanza, bisogna combatterlo, domarlo? Per questo l'amore appare a Dante nel suo sogno come un signore potentissimo, terribile. E mi parlava, diceva molte cose, io non capivo niente. Poi alla fine sono riuscito a afferrare una frase: io sono il tuo padrone. E poi mi sono accorto che aveva qualcosa in braccio, che aveva una figura umana. Nelle sue braccia mi pareva vedere una persona dormire nuda, salvo che mi pareva involta in un drappo rosso. E poi si rende conto che è Beatrice, in braccio all'amore che gli ha appena dichiarato: io sono il tuo padrone. Allora anche qui vedete, è chiaro che questo è un sogno costruito da un letterato che sta trasmettendo dei significati molto precisi. Sarebbe tanto bello sapere se quel giorno Dante ha sognato davvero qualcosa su cui poi ha costruito questa immagine, perché se uno volesse raccontarlo in modo cinico direbbe: questo diciottenne innamorato perso ha incontrato dopo tanto tempo la donna di cui era innamorato, lei lo ha salutato, lui torna a casa, si chiude in camera, ci pensa, ci ripensa, si addormenta e la sogna nuda.
Ed è letteralmente così. Dunque il nostro problema in un caso come questo è di capire se ci sia dietro una vera esperienza onirica dietro a questa costruzione tutta letteraria che Dante ha montato. Il secondo esempio che volevo farvi è tratto invece da un romanzo di Chrétien de Troyes, che è il primo grande autore di romanzi cavallereschi del genere, capite, La tavola rotonda, Re Artù, Lancillotto Ginevra, Tristano e Isotta, questo genere di cose qua. Sono romanzi di straordinaria sottigliezza questi di Chrétien de Troyes, vissuto anche lui molto tempo prima di Dante. Uno di questi romanzi si chiama Cligès. È la storia di un imperatore di Bisanzio, l'usurpatore Alice. Tenete conto che per il nostro pubblico, il pubblico dei nostri antenati europei, occidentali di quell'epoca, i bizantini sono gentaglia. Sono corrotti, effeminati, incapaci, perfidi. Dunque l'imperatore di Bisanzio, che è un usurpatore, vuole sposarsi e fa venire come moglie la figlia dell'imperatore di Germania, che si chiama Fenice. Appena arrivata a Costantinopoli, Fenice è disgustata dal marito, che è vecchio e malvagio, e invece si innamora di suo nipote, che è giovane e bello, e che si chiama appunto Cligès. Però le tocca sposare il vecchio. Lo sposa e si prepara alla prima notte di nozze. E per la prima notte di nozze riesce a dare al marito un sonnifero in modo da essere sicura di non essere toccata. E il romanziere racconta: banchettano tutta la sera, lei dà da bere al marito il vino con la pozione magica, il vino piace molto, il marito beve tanto, dice Chrétien, che stanotte dormirà ubriaco fradicio, ma non starà tranquillo, anzi, la pozione gli farà credere di essere sveglio mentre dorme. Dopodiché vanno a letto, è la prima notte di nozze dell'imperatore, vescovi e abati benedicono il letto nuziale, vanno a letto e l'imperatore, come doveva, quella notte è andato a letto con sua moglie. Cioè, come doveva, no, è una bugia, perché non l'ha toccata né baciata, semplicemente sono stati nello stesso letto. Capite che sto traducendo e parafrasando in italiano moderno e in prosa quello che in origine è una cosa in versi, perché a loro piaceva così, però è una traduzione fedele, sia chiaro, letterale. La ragazza trema di paura per l'ansia che la pozione non faccia effetto, ma in realtà l'ha incantato così bene che lui vuole solo dormire. E a quel punto se la godrà come si può godere in sogno e crederà che sia tutto vero. Lei per prudenza si tiene a distanza. Ma lui non può neanche avvicinarsi, si addormenta subito, dorme e sogna e crede di essere sveglio. E si dà un grande affare per coccolare la ragazza. E nel sogno lei fa la difficile e si difende come fanno le vergini. E lui la prega e la chiama con molta dolcezza, mia dolce amica, e crede di tenerla e non la tiene mica. E si gode il niente, perché non tocca niente, e non bacia niente, accarezza il niente, e parla al niente, non vede niente, e non stringe niente, e lotta col niente. La pozione era fatta bene, e lo tiene in ballo tutta la notte, e gli fa fare una gran fatica, e alla fine è convinto di aver conquistato la fortezza, e se ne rallegra, ed è stanchissimo, e distrutto. E non ha fatto niente del tutto. Però qui a questo punto vedete che c'è un problema. E cioè, ma allora sotto sotto lo sapevano che i sogni vengono da dentro di noi, se non dall'inconscio, almeno dal desiderio insoddisfatto. Un poeta che scrive una storia del genere non pensa certo che quel sogno lì gliel'ha mandato il cielo o il diavolo, gliel'ha mandato la pozione. Gliel'ha mandato la pozione e il fatto che è andato a letto desiderando tanto questo momento, invece si è abbioccato. Però allora, appunto, se non a livello teorico, perché gli intellettualoni che ragionavano su queste cose parlavano d'altro, ma se nella sensibilità di un poeta, invece, può essere ben chiaro
che nei sogni si traducono anche certe nostre voglie, pulsioni e desideri insoddisfatti, ecco che allora il sogno erotico può avere delle potenzialità straordinarie in letteratura. E questa è proprio l'ultima cosa con cui voglio concludere. Vorrei leggervi in traduzione una novella, ma in realtà è un poemetto francese del XIII secolo, è un fabliau. I fabliau sono appunto dei poemetti che però hanno la stessa caratteristica delle novelle, per capirci, del boccaccio. È una storia breve, con dei protagonisti, tutta incentrata su un aneddoto, una battuta, una barzelletta, uno scherzo, una situazione particolare. E spesso questi fabliau, come del resto le novelle del boccaccio, hanno un contenuto erotico. C'è un piccolo problema, che mentre il boccaccio, che vive in una società più tardi rispetto ai fabliau francesi, in una società più snob dal punto di vista intellettuale, Boccaccio è capace di raccontare, come tutti sapete, le storie più incredibili senza mai usare termini crudi. Usa sempre metafore, modi di dire, espressioni, ci gira intorno, non usa le parolacce. Questi poeti francesi dei fabliau usano le parolacce, cosa che io non vorrei fare qui, perché non mi sento così libero come si sentivano liberi loro. Io ho la sensazione che se io leggessi questo fabliau mettendo le parolacce al posto giusto, almeno qualcuno arriccerebbe, poi di voi mi fido, ma insomma, non si sa mai. Io direi che siccome questo fabliau racconta un sogno, qui si sta facendo esegesi della letteratura medievale, è chiaro, io vi sto per somministrare la lettura integrale, in traduzione, di un poemetto francese del XIII secolo, che ha come al centro l'idea di un sogno in cui si sognano degli oggetti, il cui nome comincia per C e contiene delle Z, e io li chiamerò i cosi, per capirci. Il titolo del poemetto si può tradurre così: La voglia dei cosi. Sono contento che apprezziate il mio scrupolo, del resto ci sono forse anche dei minorenni e poi siamo anche trasmessi. Voglio raccontarvi una storia che ho sentito da qualche parte. Ripeto, è una traduzione mia, letterale il più possibile. Qua e là un po' libera, ma insomma. Ma non starò a farla lunga, basta l'essenziale. È una storia successa a una coppia, marito e moglie. Come si chiamavano non lo so, ma erano due brave persone, tutte e due, e si volevano bene. Dunque un giorno questo brav'uomo ha dovuto partire per affari ed è rimasto via da casa 3 mesi a trafficare con le sue mercanzie. L'affare gli è andato benissimo e lui se n'è tornato a casa tutto allegro ed è arrivato un giovedì sera. La moglie aveva già voglia di vederlo tornare a casa e si capisce che è stata contenta quando l'ha visto arrivare. Si sono dati un bacio, poi l'ha sistemato ben comodo vicino al fuoco. La legna bruciava bene, senza fumo. E quando la cena è stata pronta, hanno mangiato lì, seduti su un cuscino, con il fuoco che li illuminava. Per cena aveva preparato 2 pietanze, carne e pesce, tutta roba buona, e vino buono di Borgogna, e aveva messo la tovaglia di bucato. La moglie serviva il marito, gli dava i pezzi migliori. Sapete, si mangia con le mani, naturalmente, c'è il piatto di portata, con i la cosa già tagliata a bocconi, e ognuno si prende, con regole precisissime di etichetta e dopo essersi lavati le mani, ognuno si prende il suo bocconcino, oppure se vuoi, come dire, offrire il bocconcino all'amato bene, gli offri il bocconcino migliore, scelto apposta per lui. E a ogni boccone gli riempiva il bicchiere, perché lui beveva volentieri. E intanto che se la godevano lì vicino al fuoco, lei pensava già a godersela anche dopo, a letto. Solo che a forza di riempirgli il bicchiere, al marito, l'ha fatto bere troppo. Quando se ne sono andati a letto, lui si è addormentato come un sasso, senza pensare a nient'altro. Vedete, l'autore di questo fabliau probabilmente aveva letto Cligès, e qui c'è il rovesciamento della situazione. In Cligès lei l'ha fatto dormire apposta. Qui lei non voleva farlo dormire, però è andata così. Lei sì che ci pensava invece,
si mette sotto le coperte, ma non ha nessuna voglia di dormire, anzi, gli va vicino, con una gran voglia di coccole, e lui dorme. Ma guarda un po', pensa lei, che canaglia, è appena arrivato a casa e già dorme. Mi secca proprio. Sono 3 mesi che non lo tocco. Ah, va, che se ne vada al diavolo, fa lei, delusa. Però sta zitta, si gira e si rigira sotto le coperte, senza riuscire a calmarsi perché ha voglia di fare l'amore, ma a svegliarlo però si vergogna. Ha paura di far la figura della puttana. E anzi sta ben attenta a non scuoterlo. Insomma, alla fine, bene o male, si addormenta, tutta agitata e di malumore. E mentre dorme, sogna. Sogna di essere alla fiera, ma una fiera come non se ne sono mai viste. Sui banchi e sotto i portici e nelle botteghe, in tutti gli angoli, non si vendono pellicce o telerie o tessuti come in tutte le fiere, e neanche coloranti o spezie, insomma, nessuna merce tranne una, cosi e coglioni. Di quelli però ce n'era da perdere la testa. Tutti questi applausi vanno al collega duecentesco, ben inteso. Tutte le botteghe piene, su fino in soffitta, e continuamente ne arrivavano da tutte le parti carri e carretti e facchini carichi di cosi. Ma anche se ce n'erano tanti, non erano mica gratis. Anzi, erano tutti in vendita. Uno buono costava 30 soldi, ma già per 20 ne prendevi uno carino. Poi c'erano i cosi da povera gente. Prendendone uno piccolo ci si poteva divertire già con 10 soldi o anche meno. Li vendevano all'ingrosso e al minuto. I più grossi erano i migliori e anche i più cari. Beh, come dire, la signora si guarda un po' intorno e alla fine ne vede uno che le piace lì su un banco, bello, grosso e lungo. Fa finta di niente, si appoggia lì vicino, se lo guarda. Capite come funziona il mercato? Da noi nel Medioevo era come adesso nei paesi orientali, devi contrattare, non è che chiede, non devi far capire che l'articolo ti piace, ci pensi bene, poi cominci a contrattare. Se lo guarda, per grosso era grosso, nel buco ci passava una ciliegia. A buttarla dentro arrivava giù senza fermarsi fino in fondo. E i coglioni erano larghi come una pala, mai vista una roba simile. Beh, la signora si mette a contrattare col padrone. Ah, meno di 2 marchi, fa quello, non lo venderei neanche a mia sorella. Non è mica un coso da niente, è fabbricato in Lorena, lì li sanno fare. E quest'anno poi i coglioni vanno di moda proprio così. Lo prenda, fa il padrone, lo prenda, che fa un affare. Senta, fa lei, è inutile farla tanto lunga. Le do 50 soldi, va bene? Guardi che non so dove le darebbero di più. 50 soldi più le tasse, fa il padrone. Cioè, vabbè, più le tasse, fa la signora. Ci perdo, fa lui. Ma proprio perché è lei. E vedrà quando lo prova, mi saprà dire qualcosa. Mi accenderà una candela, vedrà? Beh, l'affare è concluso. E come si usa, si battono il palmo della mano. E la signora, che sognava, senza accorgersene, tira una sberla al marito che dormiva. Così forte che gli lascia l'impronta delle dita sulla guancia. E si sveglia con la mano che le brucia, tanto forte l'ha schiaffeggiato. E anche il marito si sveglia di soprassalto, tutto spaventato. E lei ci rimane malissimo. Quando si accorge che è stato solo un sogno. E lui le fa: ma di, ma cosa ti è saltato in mente? Eri sveglio o dormivi? E lei gli fa: ma non l'ho fatto apposta, non volevo mica picchiare te. Beh, fa lui, ma allora cos'è che volevi fare? Spiegami un po' bene. E lei, non so se ne aveva voglia o no, ma comunque alla fine gli ha raccontato tutto, che ha sognato i cosi, e che se ne erano di buoni e di cattivi. E che lei si era comprato il suo, il più grosso di tutti, 50 soldi più le tasse. E poi dice, dovevamo saldare l'affare e ci siamo battuti sulla mano. Io credevo di battere sulla palma del padrone e invece ti ho picchiato, ma dormivo. Non arrabbiarti per piacere, ti chiedo scusa, perdonami. Vabbè, fa lui, certo che ti perdono, dai, figurati. Poi l'abbraccia stretta e la bacia in bocca. E il coso comincia a tirargli. Perché a starle così addosso lui si scalda e lei gli piace parecchio. E lui glielo pianta in mano e poi dopo un po' le fa: senti un po', questo qui che tieni in mano,
Quanto lo avresti pagato alla fiera? E lei gli fa: guarda, di questi potevi portarne anche una cassa piena, che nessuno ti dava un soldo. Anche quelli da poveretti, uno solo ne valeva due come il tuo. Questo qui laggiù non lo guardavano nemmeno. Vabbè, fa lui, lasciamo perdere. Ma intanto pigliati un po' questo qui, in mancanza di meglio. E lei effettivamente si è accontentata. E quella notte sono stati bene insieme. Però lui ha fatto una stupidaggine. Il giorno dopo è andato a raccontarla a tutti. E così l'ho sentita anch'io e ve l'ho raccontata. Bene, grazie e buonanotte a tutti. E all'anno prossimo, naturalmente.